fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Buongiorno a tutti, ciao, grazie per essere qui presenti al secondo appuntamento di Libri sotto l'albero, vero Annalisa? Secondo, sì. Il secondo appuntamento. Grazie ad Annalisa Bruni che naturalmente sta curando questo format delizioso, bello, ha avuto un bel successo anche mi sembra quello della scorsa settimana, abbiamo avuto degli ospiti veramente molto molto carini, e l'interesse ho visto e la partecipazione c'è stata, dunque questo periodo così, questo dicembre, questo periodo natalizio che sia un po' l'insegna della cultura, dei libri, ci piace sapere che ci sono insomma tante cose da leggere, ok? E un po' per tutti, vero Annalisa? E adesso magari introduci tu i tuoi ospiti, ti ringrazio e vi auguro una buona chiacchierata. Grazie ancora. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti, buon sabato, buon weekend. Ho buttato giù dal letto due scrittrici questa mattina, ma spero che insomma non me ne vorranno troppo di aver fatto questa sveglia così mattiniera in un giorno in cui si può dormire un po' di più. Allora, Libri sotto l'albero, una rubrica settimanale ogni sabato mattina fino al 4 di gennaio, periodo natalizio, periodo di regali, periodo di scambi appunto d'affetto, perché il dono è un gesto d'affetto verso le persone care, e abbiamo pensato di darvi dei suggerimenti di lettura che partono da autrici che vivono vicino a noi, che sono qui in città. Antonella Benvenuti, che abita a Venezia, non è proprio veneziana, poi ne parleremo, veneziana d'adozione, Giulia Rossi, che abita invece in terraferma e che hanno scritto dei libri che mi sono piaciuti moltissimo. E voi sapete che in genere si tende a donare libri che si sono amati, libri che si sono apprezzati e che si spera di far amare alla persona cara. Un altro motivo di questa rubrica che parla di libri è quello di promuovere la lettura, ovviamente, perché la lettura è non solo un modo per imparare qualcosa, per aggiornarsi, per divertirsi, per passare delle ore piacevoli, ma è anche un modo per vivere altre vite, un modo per conoscere mondi che non potremmo eventualmente frequentare in tutta la nostra vita. Si dice che chi legge vive più vite, e quindi io invito sempre le persone a leggere, perché leggere è un piacere, leggere è una passione, e chi ha la passione della lettura in genere riesce anche a contagiare gli altri. La passione è qualcosa che si trasmette. Poi un altro motivo: sostenere le librerie e i piccoli editori locali, e qui ne abbiamo qualche esempio, e fare conoscere appunto al pubblico autori che sono vicino a noi. Allora, cominciamo dalla mia sinistra, Antonella Benvenuti. Allora, Antonella Benvenuti è di Merolo, ma vive e lavora a Venezia da moltissimi anni nell'ambiente della giustizia. Un ambiente un po' complesso, particolarmente impegnativo. Ha scritto dei romanzi, un libro di racconti ultimamente. È una scrittrice che ama molto la storia, e quindi due dei suoi romanzi sono romanzi storici. Malaria, ambientato lungo il Piave, una storia che ci ricorda di quando non eravamo così, fra virgolette, ricchi, quando il nostro mondo era un mondo povero, un mondo di immigrazione, un mondo di fatica. E questa storia parla appunto di immigrazione, di una famiglia che dal Piave va in Svizzera e tutte le sue vicende. Poi ha scritto un libro ambientato nella guerra del 1915-18, anche quello un libro, un amore in questo momento di grande drammaticità di guerra, e è uscito appena da pochi mesi Una di sette. Questo è un libro di racconti. Una di sette si parla di donne, si parla anche qui di problematiche molto contemporanee, poi Antonella ce ne parlerà. E dico però subito una cosa anche
di Giulia Rossi, perché ho affiancato queste due scrittrici? Perché hanno delle cose in comune e poi mi piacerebbe che ne discutessero, ne dialogassero tra di loro e anche con me. Allora, una di sette sono racconti che potrebbero essere quasi considerati un romanzo per racconti, perché c'è un filo che li lega, una protagonista che unisce gli incontri con altre donne, con queste sei donne, e gli incontri si svolgono in un reparto di ginecologia, di maternità, di un ospedale. E è così che si fa il romanzo di Giulia Rossi. In un reparto di maternità trova lo spunto narrativo forte da cui si dipana una storia molto interessante, che si legge veramente in un fiato. Io l'ho letto in due giorni, veramente non riuscivo a staccarmi da questo libro. E da lì nascono tantissime questioni, problematiche che verranno appunto in qualche modo risolte alla fine del romanzo per il protagonista, un professore che si chiama Federico. Allora, Antonella, cominciamo da te. Raccontaci questa donna che si trova di fronte a persone molto diverse da lei, con culture diverse da lei, che arrivano in ospedale con problemi di salute piuttosto gravi, importanti, che le permettono di capire che cosa sta succedendo nel nostro mondo attualmente, ora. Sì, volentieri. Allora, l'impatto è stato immediatamente di repulsione, di fastidio, perché è difficile per la protagonista che poi sarei io. Ah, tra l'altro ci tengo a precisare che è tutto vero quello che è scritto, nel senso che proprio quello che mi è accaduto, mi sono trovata in questo reparto per un intervento banalissimo e mi sono vista tutta questa umanità passarmi vicino. Chiaramente il primo impatto è difficile, perché si tratta, la prima che ho incontrato è stata una ragazza kosovara, una profuga kosovara, per figlie, che evidentemente secondo me si stava già chiedendo come mai il suo Dio, Allah così grande e misericordioso, la obbligava a continuare a fare figli che non poteva permettersi nemmeno. La seconda è stata una prostituta serba che si chiamava Stojanka, che aveva negli occhi, appunto io scrivo, un lucore sporco, un lucore freddo, di nebbia, di neve, come una cattiveria negli occhi, perché era ormai, come si può dire, assuefatta al mondo della prostituzione, il ruolo che doveva, la vita che doveva fare. Ecco. E poi la terza è una prostituta ghanese che non aveva nemmeno un nome, perché noi le abbiamo chiesto come si chiamava, e la sua mamma, che era accompagnata da questa mamma appunto, la quale esercitava una sorveglianza strettissima, l'accompagnava anche in bagno per paura che potesse scappare o compiere su di sé atti di autolesionismo o non so che cosa. Appunto, quando abbiamo chiesto alla mamma che nome avesse, lei ci ha detto che è arrivata dalla Libia e non ha più un nome. E lei è quella che mi è più cara, perché ho cercato di dare io voce e identità a questa bambina, perché era poco più di una bambina. Poi c'è una badante ucraina che si chiama Natalia, che è la salvezza, nel senso che si occupa di una vecchia stizzosa, viziata, dispotica, che è mia mamma, che era mia mamma poverina, perché ormai non c'è più. E alla fine c'è un affondo. A me piace molto la storia, come sempre, anche qua ho cercato un affondo nella storia. Ho ricostruito brevemente quella che è stata la giovinezza della vecchia dispotica, viziata, che tormenta questa povera badante, per cercare di capire perché era così, ecco, perché era diventata così. Io sono il filo conduttore, nel senso che più che un espediente narrativo mi sono resa conto che era la mia vita a fare da sfondo a tutto ciò, perché queste persone hanno fatto parte della mia vita. Mia mamma in maniera chiaramente enorme, ma anche le altre hanno un posto fisso nel mio cuore, ecco.
Ecco, e quindi sentire un po' il tema portante di questo libro di racconti o romanzo per racconti ci porta anche ad un altro motivo che unisce queste due scrittrici, l'interesse appunto per le persone che arrivano qui da noi con la speranza di trovare una vita, una vera vita nuova, un lavoro e una dignità di persone. Giulia Rossi ha partecipato a questa antologia di racconti del Laboratorio di Scrittura Interculturale Con le parole cambiamo il mondo. Hanno appunto invitato a scrivere, mi pare che fosse a Treviso, sì, era, esatto. Ecco, era a Treviso, invitato a scrivere dei racconti a un gruppo di ragazzi immigrati simpaticissimi che io ho conosciuto perché sono venuti a Cartacarbone a questo festival trevigiano sull'autobiografia, e poi hanno pubblicato questi racconti con Apogeo Editore, Un ponte di parole, e c'è un racconto anche di Giulia Rossi, sì. Quindi due motivi, due come dire, temi che uniscono queste due scrittrici. Allora, Giulia Rossi è giovane, è giovanissima, ha 29 anni, giusto? Sì. E, è laureata in filosofia, si occupa di comunicazione e formazione in ambito digitale. Questo è il suo primo romanzo, quindi è un esordio assoluto, molto felice. Vi dicevo che il fattore narrativo scatenante di questo romanzo è appunto, si determina, si svolge in una... reparto di ginecologia, di ostetricia, di maternità più che sì. altro. Perché ce lo vuoi raccontare? In quel giorno di ottobre? In quel giorno di ottobre Federico Gastaldi, che è questo professore precario prossimo ai 40, non sente il telefono. È prima un corso facoltativo con i suoi studenti dell'ultimo anno e poi si intrattiene al bar con una studentessa dell'ultimo anno e non sente che la moglie lo sta cercando. La moglie lo cerca perché si è sentita male e è al nono mese di gravidanza, è prossima a partorire, e lui quindi non per una come dire, non con consapevolezza non riesce a essere presente in quel momento. A partire da questo, diciamo così, questo momento non condiviso, a cascata le incomprensioni della coppia diventano sempre più grandi fino a diventare, diciamo, insormontabili. Diciamo che il motore della storia è questo biglietto che viene trovato nella scuola dove lui lavora come supplente per un anno. Questo biglietto viene scritto mesi dopo l'accaduto, in quel famoso pomeriggio d'ottobre, e viene mal interpretato, nel senso che viene visto come scritto da uno studente. A partire da questa erronea interpretazione si mette in moto tutta la macchina burocratica della scuola perché si pensa che sia uno studente che vuole tentare il suicidio. E il biglietto poi esce dai cancelli della scuola perché passa di bacheca in bacheca tramite i social e quindi la vicenda sfugge dal controllo. Questa è un po', diciamo, sì. la premessa della cosa. Ecco, e in questo romanzo ci sono tantissimi temi molto attuali. Allora c'è, abbiamo sentito, il precariato nel lavoro, perché pur essendo un quarantenne più o meno, Federico è ancora supplente, quindi non ha la sicurezza e nonostante questo mette su famiglia, insomma decide di avere un figlio, le cose poi vanno in modo diverso da come lui si aspettava, non dobbiamo dire troppo ovviamente perché altrimenti vi roviniamo, non dico la sorpresa ma il piacere della lettura. Ma c'è anche il tema della crisi economica, dei negozi che chiudono, di chi si trova da un momento all'altro da una sicurezza economica, un benessere, a perdere tutto. Come gestire, come affrontare questa situazione, come dirlo anche alle persone care, come comunicare che la vita cambierà in modo drastico, in modo molto pesante, ma c'è anche la questione del virtuale, della rete, del giornalismo, dello scoop, di come delle vite possono venire rovinate da questa attenzione eccessiva, esagerata nei confronti della persona, della sua intimità, della sua vita, no? E una cosa anche che vi accomuna, c'è una bellissima frase nel tuo romanzo e che mi aiuta anche a collegarmi con Antonella quando diceva, ha cominciato proprio dicendo che il primo come dire, sentimento che la protagonista del suo libro, una di sette, ha nei confronti di queste persone immigrate, diverse, incomprensibili al primo impatto,
è una repulsione, no? È qualcosa di cui magari lei poi si vergogna, però sono sentimenti umani, sono sentimenti che noi dobbiamo anche riconoscere e sui quali possiamo lavorare. Ecco, c'è una frase che ha scritto Giulia: tutti abbiamo qualcosa di cui poterci vergognare, siamo stati solo più fortunati a non essere scoperti. Ecco, se noi tutti ci ricordassimo di questo ogni tanto, senza dare la croce addosso agli altri, perché tutti sbagliamo, tutti abbiamo sentimenti anche negativi, no? Che ovviamente elaboriamo, che cerchiamo di superare perché ci vogliamo migliorare, vogliamo essere migliori. Ma non esistono belle persone, brutte persone, beh, alcune brutte persone magari ci sono, però insomma nella maggior parte dei casi ognuno di noi ha il lato scuro e il lato invece luminoso. Quindi anche questo mi è piaciuto molto. Io con Antonella dicevo, quando ho presentato il suo libro, che ho molto ammirato la sua sincerità, perché scrivere, raccontare, essere scrittori vuol dire anche essere sinceri fino in fondo, quindi mettere a nudo anche ciò che non vorremmo dire di noi, no? Perché vorremmo sempre dare una bella immagine di noi stessi. Invece il fatto che lei, mettendosi a nudo, raccontando questa storia che ha delle origini autobiografiche, ammetta che effettivamente trovarsi a contatto con persone che vengono da un mondo anche di criminalità, di anche borderline alle volte, non così gravemente criminali, ma insomma che non siamo abituati a frequentare, che non scegliamo, no? Nella nostra vita. E l'ospedale, come anche altri luoghi o non luoghi, sono spazi dove noi ci troviamo a convivere con persone che non abbiamo scelto, con persone che magari non ci piacciono, che persone che impariamo invece a conoscere e a riconoscere come persone, senza giudicare, magari sospendendo il giudizio che all'inizio ci viene immediato, perché siamo umani anche noi, no? Ecco, questa è una bella cosa, sì, vero? Ma questa è la difficoltà più grande, perché tutti noi parliamo di diritti umani a destra e a manca, impossibile negarli, però abbiamo qualche difficoltà a riconoscere nell'altro essere umano un nostro simile. Questo è il problema più grosso, soprattutto quando è diverso, soprattutto quando è straniero, proprio quando è diverso. Io questo esercizio ho cominciato a farlo ancora con il primo libro, quando ho cercato la storia dei miei nonni, che erano i diversi, perché loro erano emigranti e sono andati in Svizzera e sono stati rimpatriati proprio con un bel calcio sul sedere con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, perché poi quando è scoppiata la Prima Guerra Mondiale tutti gli emigranti sono stati rimpatriati da tutta Europa ed è stato un disastro. Un disastro. La città di Basilea ha rischiato nella notte tra il 3 e il 4 settembre del 1914 di essere spazzata via, perché era lì come ad imbuto, e da tutto il nord Europa stava scendendo una massa enorme di emigranti che erano stati mandati via col foglio di via, compresi i miei nonni. E mi è piaciuta molto in questo caso ritrovare la figura di mia nonna, che era con due bambini piccoli, cresciuti in una pflegefamilie, si chiamavano, cioè praticamente famiglie ospitanti, perché gli immigrati dovevano lavorare, anche i nostri immigrati non potevano permettersi di crescere figli. Quindi due bambini piccoli che parlavano tedesco e non capivano quello che i loro genitori gli dicevano, per di più era incinta di nuovo, mi sembrava proprio il ritratto della contadina veneta, no? Uno per mano, uno in braccio e uno in pancia, si diceva all'epoca, no? Delle nostre contadine. E questi eravamo noi. Questi eravamo noi. Allora, capire che questi sono i nostri simili, sia noi come eravamo, che adesso questi immigrati, perché per fortuna la storia è cambiata per noi, che adesso arrivano da noi. Chiaro che il primo impatto è anche di paura, nel senso che sono del tutto estranei alla nostra civiltà, alla nostra cultura, alla nostra mentalità. Alla nostra mentalità. Noi siamo mai un mondo che ha cercato di darsi un'impronta, come si può dire, democratica, egualitaria. E tante di queste persone vengono invece da civiltà, e questo bisogna ammetterlo, che non hanno alcuna tradizione di democrazia, di egualitarismo, di libertà, e che non hanno nessuna vocazione, donne, appunto, e che non hanno nessuna vocazione ad acquisire, cioè il buonismo ci porta fuori strada. Io credo che bisogna fare uno sforzo prima di tutto nostro interiore e capire che c'è un mondo fuori, ma c'è anche un mondo dentro,
c'è la luce e c'è l'occhio. Allora forse noi dobbiamo vederli diversamente, cioè sono i nostri simili, però partendo dal fatto che non sarà e non è facile. Non è facile, certo. Sì. Come non è facile, Giulia Rossi, ammettere i propri errori, no? E gestire una situazione di vergogna, di senso di colpa, come deve affrontare il nostro Federico, il protagonista del suo romanzo, che, come si dice, no, a effetto domino, da un errore piccolo, banale, come può capitare a tante persone nella vita, all'interno di una coppia può succedere di conoscere una persona che suscita il nostro interesse, la nostra passione, i nostri sentimenti. E oh, grazie. Abbiamo la candela accesa. E luce sia. Grazie, abbiamo parlato di luce, di ombra. Bisogna, ci vuole. Grazie. Da qualcosa, no? Sì, grazie Roberto. Sì, stavo dicendo appunto che da un piccolo errore banale, no, che in genere si tenta di non manifestare, no, soprattutto nei confronti della propria consorte, a cascata, a effetto domino, ne arrivano molto più gravi e difficilmente gestibili. Ecco, questo è molto interessante, come tu riesci a gestirlo. Sì, cioè a prescindere dal tipo di errore compiuto, mi piaceva riflettere su una storia in cui, in un momento di fragilità, che magari nemmeno ti rappresenta in toto come persona, tu venissi in qualche modo ripreso, nel vero senso della parola e metaforicamente, e sbattuto in faccia al mondo, tra virgolette, a partire anche dai casi di cronaca come può essere Katia Ghilardi, non so se avete presente quel caso, in quel caso lì non c'era niente di drammatico, era una cosa che era assolutamente spiritosa. Questa signora aveva girato questo video per fini aziendali e aveva uno scopo interno e poi era stata sbattuta in rete. Quel caso lì ha fatto ridere tutti, non era una cosa drammatica, non era come i casi per esempio in cui per esempio girano video porno, no? Sì. Che allora in quel caso si va sullo scabroso. Però io mi immagino una persona che il giorno prima era assolutamente sconosciuta, il giorno dopo si trova sbattuta tra i motori di ricerca e guardata dal mondo intero. E a partire da questa riflessione, perché quel caso lì in particolare mi aveva proprio un po' scossa, perché effettivamente anche io guardandolo sono stata quasi innocentemente complice della cosa, no? Ho detto, caspita, proviamo a raccontare la storia di qualcuno che a un certo punto vede la propria vita sfuggire dal proprio controllo. E colpevole o non colpevole, era quasi irrilevante ai miei occhi. Era più il discorso di vedere come una persona può reagire quando si vede spettatore della sua stessa vita. Ecco, questa era un po' l'idea. Sì, è molto interessante. È molto interessante anche perché c'è il mondo della scuola che viene indagato, che viene raccontato. Giulia è ancora giovane, quindi è molto vicina ancora, no, a quando andava a scuola, al liceo, e quindi i meccanismi non tanto del bullismo quanto della presa in giro oppure dell'interesse un po' morboso nei confronti delle persone. Anche il mondo dei professori, no? Questa fauna che si muove all'interno di questo ambiente che in qualche modo è un ambiente chiuso e che però si apre alla cronaca, si apre al mondo, al giornalismo becero, che appena vede qualcosa che può suscitare l'interesse di un pubblico curioso, in modo anche morboso appunto, ci si tuffa dentro, e a quel punto è estremamente difficile tenere le redini della propria esistenza. E questo è molto molto interessante. Poi ci sono anche i problemi di coppia, di una coppia matura, una coppia che deve affrontare un dolore molto grande e lo affronta in modo molto diverso. Anche questo è interessante, vedere come un uomo e una donna di fronte alla perdita di un figlio reagiscono in modo diverso e non si capiscono più. Sì. E non riescono a parlarsi, no? Sì, non anche riescono... perché il figlio non era ancora nato. Certo. E questa diversità, no, tra uomo e donna emerge in modo assolutamente lampante. E c'è un pezzo in cui tramite la grammatica, in un qualche modo, loro capiscono quanto non si stanno capendo. Perché lui, sì, perché lui dice, lui dice, chissà di che colore avrebbe avuto gli occhi, e lei risponde, ma gli occhi li aveva già. Chissà di che colore aveva gli occhi. Che colore aveva gli occhi, quindi tramite una cosa così apparentemente asettica come la grammatica emerge un mondo di incomprensione di una coppia che non si sta più capendo. Poi da questo punto di vista effettivamente
c'è anche forse, passatemi il termine, l'arroganza femminile di pensare di avere una sorta di monopolio del dolore, no? Però effettivamente forse c'è un fondamento di vero da questo punto di vista, perché io non ho mai avuto figli per ora, però effettivamente quello che porti in pancia per 9 mesi, dall'altra parte non c'è stato, quindi da parte tua c'è una vita non potenziale ma effettiva, dall'altra parte c'è qualcosa in potenza, appunto. Perché sono esperienze diverse, no? Sono esperienze, certo, completamente diverse, la maternità e la paternità. Per Federico la paternità è una cosa astratta ancora, cioè lui magari si immagina questo figlio, può toccare la pancia, sentire come si muove, no? Dall'esterno, ma appunto dall'esterno. Per Vittoria, si chiama Vittoria, sì, mi sembra, ecco, per Vittoria invece questo figlio è qualcosa di molto concreto, di molto reale, c'è, lei lo sente, sente i piedini, sente le manine, sente la testa che si muove, cioè questo figlio esiste, mentre per lui è qualcosa che deve arrivare. E alle volte sarebbe importante, no, capirsi su questo anche in una coppia, capire perché magari le donne hanno reazioni diverse nei confronti dei figli, mm-hmm, e perché ce le hanno diverse i padri, no? Che sono due ruoli completamente diversi che si devono compenetrare in qualche modo e che sono importanti entrambi, però molto spesso si creano questi scollamenti quando poi il figlio non arriva, in modo drammatico ancora peggio, capirsi, comprendersi e quindi ritrovarsi in qualche modo. Quindi è un libro corposo, perché sono, aspetta, tu lo sai, ma 342 pagine fitte che si leggono d'un fiatto e che rivelano una maturità di scrittura molto importante. Grazie. Sei molto giovane, però è una scrittura matura e particolarmente suggestiva. Ecco, mi è piaciuto. Grazie. Molto come scrivi. È una magia proprio che fa. No, è bravissima. Anche adesso questa cosa sulla grammatica, no? Sì. In due parole hai dimostrato l'efficacia, la potenza, la forza delle parole, appunto, che agiscono sulle cose, sulle persone. Assolutamente. È incredibile, veramente. Una promessa. Sì, 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 davvero. Aspetta il secondo. Perché il secondo è più difficile del primo? Esatto. Invece, ad Antonella volevo chiedere una cosa. In questo suo ultimo libro c'è una parte molto importante di ricerca. Bisogna dire intanto che, lavorando nell'ambito della giustizia, Antonella ha accesso a fonti molto importanti rispetto, appunto, a storie che poi vengono raccontate anche qui, insomma, di criminalità, di spaccio, di sfruttamento della prostituzione, eccetera, che quindi vengono raccontate, non dico dall'interno ovviamente, però insomma con conoscenza di causa dal punto di vista di una persona che legge le carte e va soprattutto in sede processuale durante i processi. Perché lei sei cancelliera. No, sono impiegata. Ecco, però, sì, però facciamo il segretario. Esatto, quindi segue il dibattimento e sa come funzionano le cose. Ma soprattutto c'è una fitta rete di note a piedi pagina sulle culture di queste persone che lei racconta e che cerca di comprendere in modo molto profondo. Per cui i riti, le credenze, le musiche, i pensieri, lei si immerge veramente in queste persone. Io ho trovato un lavoro straordinario, di grande intelligenza, ma anche di grande umanità e sensibilità, perché non è facile entrare nella mente di una africana che viene da un villaggio che ha ancora una cultura animistica, che è completamente un altro mondo, completamente diverso dal nostro, per cui riuscire a comprendere che cosa le passa per la testa o che cosa può avere vissuto veramente lei prima di venire qui da noi, è stato un lavoro grandissimo. Sì, è stato enorme, ma mi è piaciuto tanto, perché poi ho trovato moltissime assonanze con la nostra cultura, per esempio, per fare solo un esempio, che è quello che mi ha più colpito, tra i miti fondanti della nostra cultura, diciamo, cristiana, c'è Eva che mangia la mela della sapienza e Dio che scaccia Adamo ed Eva dal paradiso. Ecco, nel mondo della cosmologia voodoo, perché
qui si parla molto di riti voodoo, appunto di loa voodoo, cioè diciamo il corrispondente detto in soldoni dei nostri santi, ecco. Nel mondo della cosmologia voodoo c'è lo stesso identico mito fondante, curiosissimo, cioè c'è una donna che a un certo punto pesta sul mortaio le loro creme, le loro cose che mangiano, appunto io l'ho chiamata polenta per semplicità. Che come ci capiamo in meglio? Ci capiamo, polenta, sappiamo sempre tutti polenta, appunto. Esatto. E Dio, che lì si chiama Mavu, il creatore increato, diciamo, cioè Dio, in realtà abitava proprio con gli uomini e il cielo era a portata di mano, solo che questa donna cozzava continuamente con il, come si chiama, mestolo, con quello con cui, col pestello appunto, contro questo cielo. A un certo punto si è incazzata e ha buttato la polenta in faccia a Dio. Queste donne sono ribelli, ragazzi, non stare attenti. In tutti i miti fondanti c'è questa cosa che succede di rottura, no, tra la divinità suprema, proprio Dio. È sempre la donna, però. È sempre la donna. È da indagare. Fatalità. Chissà perché. Pandora non è anche qua. Certo, Pandora è quella che ha aperto il vaso, che gliel'aveva ben detto Prometeo di non farlo. E lei cosa ha fatto? Si è disubbedita. C'è una ribellione sempre. O comunque un tentativo di andare più in profondità nelle cose, di non accontentarsi della versione che ci propinano, giustamente, non so, le nostre culture religiose o le ideologie varie o tutte le varie cose. Certo. E allora ci sono appunto, ho scoperto molto, ma poi è ricchissimo il mondo voodoo, ci sono migliaia di idee, ognuno preposto appunto un argomento, un ambito specifico. È una cosa che chiaramente ho impiegato tantissimo tempo, ma mi ha appassionato moltissimo. Bello. No, interessante, perché quando si studiano le religioni, e non lo dico io, ma insomma, se leggete René Guénon, il re del mondo, sì, ha fatto proprio un'analisi delle religioni per le quali si sono scatenate guerre a non finire, eppure hanno tutte le stesse basi, tutti gli stessi miti, tutte le stesse storie, sì, 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 declinate in modo diverso, però le religioni partono da un filone unico, no? E che poi si è, come dire, divaricato, ha preso strade diverse, per cui insomma, alla fin fine litigare sulla religione non ha molto senso, questo dice Guénon in qualche modo. Bene, e tornando alla questione delle culture, sì, delle culture diverse, Giulia Rossi mi diceva che dopo aver fatto questa esperienza appunto come discente e come appunto partecipante di un corso di scrittura, ne organizza lei stessa dei corsi di scrittura per appunto persone di altre culture, migranti. Ci vuoi raccontare qualcosa di questo che si collega anche un po' alla ricerca che ha fatto rispetto alle altre culture, Antonella? Sì, tramite una collaborazione con il Comune di Venezia abbiamo fatto partire questo progetto un po' quasi utopistico, lo definirei, perché l'idea era quella di insegnare l'italiano non tramite i metodi tradizionali, ma proprio tramite la narrazione. Quindi diciamo che l'italiano diventava un mezzo per stare insieme più che la finalità per cui ci trovavamo. Mm-hmm. E avevo dei ragazzini, quindi così definiti minori stranieri non accompagnati, quella era diciamo l'etichetta, quindi adolescenti che erano venuti dalle più disparate parti del mondo da soli qui, non erano accompagnati e a volte non avevano neanche frequentato le scuole, quindi erano totalmente analfabeti, altre volte invece il livello di lingua italiana era anche buono, nel senso che magari erano qui da qualche anno, però insomma con una classe, chiamiamola classe anche se era un gruppo così variegato, abbiamo messo in piedi un monologo che doveva in qualche modo essere una voce collettiva che raccoglieva le storie di tutti, e quindi tramite un'unica voce narrante abbiamo parlato dei campi di fragole in Grecia, dell'Afghanistan a piedi, del barcone dalla Libia, e mettendo insieme proprio tutte le storie di chi aveva partecipato a questo laboratorio. Bene, allora, come orario forse siamo giunti quasi al termine del nostro incontro, per cui
Andrea ci dice perché c'è una lavagnetta in cui comunichiamo. Mangiate, sì, ci sono delle buonissime mini brioche, mini, che però io mangerò dopo, perché se devo parlare mangerò, vi assicuro che non le lascerò lì. Bevo intanto, però mangio. Beh, allora, prima di salutarci, perché non so quanto tempo abbiamo ancora, io volevo fare un dono a queste mie due autrici. Allora, si tratta di un libro che trovate in libreria, che è appena uscito, 2020, un anno di storie, è un'agenda. Un'agenda che raccoglie 12 racconti, uno per ogni mese, con 12 scrittrici, anche questa è tutta al femminile. È la seconda esperienza che facciamo con Cleup, editore di Padova. L'anno scorso appunto abbiamo pubblicato il 2019, ed è un'agenda che accanto a questi racconti lascia lo spazio a chi l'avrà e che la comprerà, speriamo, poi vi dico anche perché spero che venga acquistata in massa. Per gli appuntamenti, le cose che sono da fare tutti i giorni, ma anche un pensiero, un ricordo, perché ci sono anche delle pagine di note. Allora, perché vorrei che lo compraste? Perché le autrici hanno rinunciato ai loro diritti per i loro racconti, e i proventi verranno destinati al QAM, Medici per l'Africa. Quindi sarà un modo per fare un dono ai bambini, alle mamme che hanno bisogno appunto di aiuto. Quindi io ne regalo una copia. Grazie. A Giulia, una copia. Grazie. A Antonella. Grazie. Per un anno proficuo di libri, di scritture, di romanzi. Grazie. Di racconti, di incontri, di presentazioni e soprattutto di soddisfazioni. Grazie. Quindi sono stato molto bello, ricordiamo di nuovo i libri. Allora, Antonella, benvenuti, una di 7 Linea Edizioni, una casa editrice che fa capo ad una donna, Lisa Marra, molto attiva, molto brava, che appunto si è messa in gioco, ha colto una scommessa di pubblicare libri, e mi pare che stia lavorando molto coraggiosa, perché le donne sono coraggiose, temerarie. E tra l'altro ha creato l'anno scorso a Treviso un nuovo festival, perché Treviso è una città di festival, c'è il fumetto, c'è carta carbone sulla autobiografia, ma c'è anche dall'anno scorso un festival del giallo, sì. Del giallo scientifico, quindi il giallo visto anche così, con una sorta di punto di vista particolare, quello delle scienze che vengono appunto utilizzate nel poliziesco, nel noir. C'è una domanda, mi giunge dalla regia, sì. Roberta Vasselli, poetessa, vieni qua, che è venuta adesso. Vabbè, abbiamo il pubblico oggi, Dobbiamo stare qui con la rete, ma abbiamo il pubblico. Ciao, caro. No, ciao, mai, dimmi. Ciao. Complimenti. Ah, che bello. Allora, io più che una domanda, siete molto brave, volevo fare un inciso, mi fa molto piacere che ci siano delle donne, ecco, che emergano, si muovano in più campi, facciano più cose, perché è molto importante. La scrittura, ecco, per me lo è, come è importante appunto che una donna possa tirare fuori il bello che ha dentro attraverso la scrittura, perché è un qualcosa che non solo è gratificante ovviamente per chi lo fa, ma risulta gratificante per chi poi va a leggere qualsiasi testo poi possa essere, ecco. Quindi volevo apportare più che altro questo mio pensiero. Sì, come diceva lei, io scrivo altre cose, ma comunque sono molto contenta, ecco, di questa idea che è venuta in mente ad Andrea, insomma, a Mestre Mia, ecco. Grazie a Annalisa, che conduce in maniera molto Roberta. Esemplare. Va bene. Sei gentile. No, grazie. La verità va detta. Mi ritrago. Grazie. Allora, grazie. Già che ci siamo, bisogna che dica un'altra cosa. Ringrazio molto Roberta di aver messo in luce l'aspetto della... non vorrei essere retorica, però lo dico lo stesso, della solidarietà femminile. Allora, le donne spesso non sono state così solidali tra di loro, perché essendo delle individualità che hanno sempre dovuto combattere per ottenere qualsiasi cosa, esatto, molto spesso nelle altre donne hanno visto dei pericoli, no? Delle rivali.
Mentre gli uomini sanno fare gruppo, sanno fare squadra, no? Fanno cordata, si difendono l'uno con l'altro, anche nella scrittura, perché io voglio ricordare che nel Nord-Est gli scrittori, non faccio nomi, li conosco tutti, sono tutti amici, si sono sostenuti veramente uno con l'altro, hanno fatto antologie insieme, si sono presentati uno con l'altro, si sono promossi uno con l'altro. Ecco, questo sta succedendo anche per noi donne, ci sono diverse antologie che sono cresciute in questi anni di donne, una è appunto Saveria Chemotti, che non l'ho detto, ma Saveria Chemotti è la curatrice di questi libri agenda, critica letteraria, docente a Padova, è scrittrice di vaglia, ha scritto molti romanzi bellissimi. E Francesca Visentin, lo stesso di Padova, anche lei che ha curato e promosso un'antologia di donne dedicata all'ambiente del Nord-Est, di storie, qualche anno fa. Quindi insomma, e io nel mio piccolo, perché ve le porto qua? Perché è bene conoscerle le scrittrici, ci sono, esistono, sono brave. Però poi alla fin fine, non so per quale ragione, sembra che scrittrici non ce ne siano. Non le leggono, non le comprano, e invece no, bisogna scoprirle, bisogna avere fiducia e dire, ah guarda, c'è una scrittrice nuova, aspetta che leggo, magari non mi piacciono, però intanto leggiamole, no? Conosciamole e avrete delle sorprese, perché sono molto brave, molto molto brave. Ecco, qui ne abbiamo due e sono molto felice di averle avute come ospiti e di aver conosciuto Giulia, perché ci conosciamo da poco. E invece Antonella ha una conoscenza un po' più di lunga vecchie data. Amiche. Vecchie sicuramente, no, nel senso di amiche. No, beh, amiche anche, amiche anche. E insomma, che vi devo dire? Buoni acquisti, se siete ancora a casa, siete ancora, forse no, già fuori per i regali, comprate libri, 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 e leggete e regalate libri. E grazie a tutti, grazie. E a sabato prossimo, il 21 di dicembre, saremo sempre qui, vi daremo la sveglia, faremo colazione insieme, adesso mi mangio le brioche, buonissime. E parleremo, inviterò scrittori, uomini, questa volta, perché dopo quattro donne, sì, sì, insomma, dopo, pari opportunità. Ma sì, diamogli questa ricetta azzurra. Benissimo, e grazie a tutti. Grazie. Grazie.